Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a cambiare il display di questo Samsung J3 2016, che non so se si possa vedere Bene. ma presenta il display rotto. Come vedete ha delle crepe interne e quindi non funziona più. Questa volta Samsung ci facilita la vita, perché basta togliere la back cover, scollare il display senza togliere nessuna vite e montarlo. Per prima cosa dovete rimuovere questa protezione qui dove c'è il connettore del display, staccare il vecchio display. Io già l'ho fatto prima, testare il nuovo display se tutto funziona correttamente in questo modo e accendete il telefono. Una volta verificato che tutto sia in regola, potete procedere al montaggio del display. Vi consiglio vivamente di fare questa operazione perché vi eviterete eventuali problemi che potrebbero crearsi. Bene, partiamo subito. L'unico consiglio che vi do io è quello di scaldare bene con la scolavetri il display e poi entrare con un tool in plastica e fare leva per alzare il display in questo modo. Io lo faccio con le unghie che tanto ci riesco bene. L'unica cosa, fate leggermente attenzione ai tasti flat che potrebbero rovinarsi durante lo staccaggio. Come avete visto, il display è stato rimosso con estrema facilità. Ed ora procediamo al reincollaggio. Bene, una volta staccato, vedete un attimo se c'è da pulire qualcosa con il pennellino. Io l'ho fatto, ma c'era veramente poco. Procedete con l'installazione del display. Se si tratterà di un ricambio originale, dovrebbe avere qua sul vetro già il biadesivo. Però questa volta l'ho trovato separato, quindi lo applicherò. E poi andremo a installare il display. Una volta messo il biadesivo, non vi resta che togliere il biadesivo anche sul retro del display. Eccolo qua. Rimettere il tasto home. Eccolo qui, rimesso. Prendere la mira e incollare questo display. Centrate bene i bordi. Ecco qua. Tasto clicca, bene. Rimettete subito il flat onde evitare problemi. Ok. E qui ci siamo. Ora non vi resta che accendere il vostro dispositivo e verificare il tutto. Ma si è acceso, quindi avevamo già testato il display prima, potremmo dire che la riparazione è andata a buon fine. Io vi ringrazio per la visione, come al solito se ci sono domande e dubbi postate pure un commento qua sotto nel video. Se il video ti è piaciuto metti un like, vi ringrazio per la visione, un saluto e al prossimo video.